questo tipo di incasinare la, cioè di mostrargli i setting della Elvui. Allora, io adesso vado su Elvui e faccio tra l'altro toggle anchors perché voglio modificarmi un pochino come sono le barre di queste cose qua. Quindi questa qua per esempio la mettiamo qua. Oh no, troppo, troppo, amico, troppo. No, troppo, porco cazzo. Grazie. Perché sei andato così in alto tutto all'improvviso, maledizione. Ok. A posto. Allora, in general ho queste impostazioni qua. Auto repair, questo qua lo potete mettere da player, cioè se prendere i soldi dalla vostra gilda, da voi stessi o se non è l'auto repair. Tutte quante queste qua sono cose che mi aiutano praticamente per il mio coso, tipo loot automaticamente, dov'è? Auto loot, non mi ricordo, forse era da un'altra parte. C'è l'auto scale, loot roll, vende automaticamente gli oggetti grigi. Questo qua è per quanto riguarda le action bars che hanno queste impostazioni qua. Ok, poi ci sono le bags che però sono disabilitate proprio di base perché non voglio che me le incasini perché altrimenti di solito le mette in un unico grosso coso ciccione. Buff e debuff li ho lasciati enablati. Font outline chi se ne fotte. Molto spesso all'interno delle chat metto praticamente come si chiama il font che, in qualunque cosa io metto il font 2002 perché mi fa cagare quello della Elvui originale, quindi lo lascio questo qua così e queste qua sono le informazioni, d'accordo? Queste qua sono le impostazioni della chat. Questi qua sono i data text. Nameplates disabilitati perché non voglio che mi modifichino le cose che ci sono sopra. Questo qua è per quanto riguarda le skin. L'unica cosa che è disabilitata sono gli alert frame, ma ancora non so tra l'altro se effettivamente li ha modificati o meno. Questi sono i tooltip. Unit frames disabilitati perché non volevo che porca puttana mi si modificassero questi cazzo di cosi. Filters non ce ne sono, plugins non ce ne sono, questi qua sono per i cosi e questi qua sono i credits. Basta, questi qua erano le mie impostazioni per quanto riguarda come cazzo si dice, l'Elvui, d'accordo? Quindi comunque sì, ogni cosa è soggetta a smanettamenti perché io non è che, come si chiama, sono esperto di questa roba qua, semplicemente quando non volevo che Elvui mi modificasse troppo l'apparenza di un qualche tipo di cosa che mi piaceva, disabilitavo Elvui per quell'opzione. Un'altra cosa che mi premeva di dire, comunque sia, è che io tra poco con questo personaggio, d'accordo, quando e se ricomincerò a giocare, perché è probabile che, tra l'altro, ecco la cosa delle missioni non è più qua sopra, ma clicchi sulle tue risorse e viene fuori sta roba qua. D'accordo? Qua tra l'altro adesso tra 5 minuti potremo vedere se effettivamente il display è cambiato o meno. In quel caso dovrò continuare a smanettare, ma ripeto, non so come si fa. Comunque sia, una cosa che mi premeva dirvi era che a breve io mi trasferirò con questo personaggio, nel senso che quando ricomincerò a giocare a World of Warcraft, adesso che ci sarà un lungo periodo di pausa in agosto, sarà come cazzo si dice, come si dice, sarà in un altro server che in teoria dovrebbe essere come cazzo si chiama? Che in teoria dovrebbe essere Draenor, un server inglese, tipo. Quindi non è Pozzo dell'Eternità, non sarà neanche Nemesis, vado direttamente lì che ci sono tutte quante le persone della banda, quindi tipo Tommy, Dani e Mabba con i loro PG principali, che magari funziona anche un po' meglio la chat, e basta. Quindi se mi volete mandare messaggi e cazzi vari, mandateli lì, non so se dureranno un mese perché non ho idea se rinnoverò l'abbonamento entro un mese, appunto, dato che adesso vado in vacanza, comunque così. Spero di essere stato d'aiuto a tutte quante le persone che mi hanno chiesto nei vari commenti quali erano le mie impostazioni di Elvui. Sono queste qua, la versione dovrebbe essere la 6.2.0.0 perché vi sto parlando praticamente da fine luglio, inizio agosto, prendendolo dall'ultima versione disponibile di Elvui e considerato che non altro rimasto da dire da Max di Berro Stronzo, adios a todos.